Eravamo tranquilli, parlavamo fra di noi, aspettando gli amici, e a un certo punto si avvicinano un gruppo di abbastanza numeroso di ragazzi, sembravano abbastanza grandi. E a un certo punto iniziano a darci confidenza e in maniera un po', diciamo, aggressiva, e inizio a prendere un pugno Il inaspettato. pugno lo prendi te? Sì, inaspettato. Dopodiché io mi giro dal senso opposto per allontanarmi dal luogo e mi cacciano via. Dopodiché aggrediscono anche l'altro mio compagno. Da mesi non riescono ad uscire di casa. Da quando in un tranquillo pomeriggio ad Arezzo sono stati aggrediti così, senza motivo, solo perché qualcuno pensa di dover far rispettare con la forza e la violenza una legge non scritta, la legge di strada, dove vince il più forte. Ed invece i più forti sono loro, questi due ragazzi che hanno deciso di denunciare, prima alle autorità competenti e poi alle nostre telecamere, quanto sta accadendo da ormai un paio di anni. Subito al mio amico vedo arrivare un pugno e vedo che lo calciano via. Io non mi sono girato immediatamente verso di loro perché non, diciamo, speravo che non guardandoli non mi fosse successo niente. Invece è successo totalmente il contrario. Io con l'intento di alzarmi sento arrivare due pugni da dietro, tento di scappare, ma uno, diciamo, mi colpisce al piede facendomi cadere. Cado praticamente e uno mi rigira, mi sale sopra e inizia a picchiarmi al volto molto violentemente. Sarebbero almeno tre le cosiddette baby gang che starebbero terrorizzando i loro coetanei, ragazzi tra i 15 e i 18 anni che senza alcun motivo detterebbero legge con violenze e soprusi. I genitori di questi ragazzi hanno sporto denuncia e adesso cercano giustizia. Sono parecchi mesi che mio figliolo non esce fuori di casa, ha proprio una paura tremenda e noi si aspetta ancora che, cioè, diciamo, la polizia faccia qualcosa, i giudici o almeno sti politici capissero una volta che la legge va cambiata, perché non si può andare avanti così. Il caso mio di mio figlio è che la denuncia è stata fatta per ignoti, perché mio figlio, nel contesto dell'incidente che è stato fatto a sue spese, non ha riconosciuto e non conosceva gli aggressori. E poi si è sviluppato in un tempo talmente ridotto e circoscritto che anche li avessi visto sarebbe stato quasi praticamente impossibile riconoscerli. Beh, non è facile raccontarlo. Trovo comunque il coraggio di andare in giro per Arezzo, ma comunque in luoghi molto affollati, come per il corso dove ci sono molte persone, oppure comunque in posti dove tutti mi possono vedere e tutti potrebbero aiutarmi.